Ma innanzitutto stiamo discutendo su un testo che non c'è, stiamo discutendo su una dotazione finanziaria prevista nel disegno di legge di bilancio alla quale non corrispondono delle norme. Sì, però Quindi... il presidente dell'INPS stamattina fa un'intervista che a me mi ha fatto raggelare il sangue perché dice che, secondo quello che conti che ha in mano lui, i soldi per quota 100 bastano solo per il primo anno. C'è il rischio che con questa riforma nel 2020 non ci siano più soldi per garantire direttamente i pensionistici. Cioè, è una roba tremenda Sì, questa. nella stessa intervista però Boeri ha detto che dipende appunto da quale questa quota 100 come è fatta, perché se ad esempio, cosa che non condividerei, Esattamente. fosse fatta da 34 anni di contributi 66 anni di età. 66 anni di età o una combinazione che porta a 100, evidentemente il profilo sarebbe molto più graduale e i soldi a regime basterebbero. Quindi anche qua credo che il presidente dell'INPS stamattina giustamente rivendica l'autonomia dei tecnici, l'autonomia delle parti diciamo, che hanno funzioni di garanzia. Però lui deve stare attento a non sconfinare nella politica, perché quando dice che risponde ai cittadini, il presidente dell'INPS non risponde ai cittadini, il Quindi governo è risponde. d'accordo con Salvini che fa la Sono campagna elettorale del PD? d'accordo che ciascuno di noi deve stare nel proprio ruolo. Il presidente dell'INPS non risponde ai cittadini, non è lui che garantisce il patto intergenerazionale, come dice stamattina, lo garantisce pro tempore il governo, lui risponde al governo, non è nominato, non è eletto dai cittadini, è nominato da un governo. Quindi lui che giustamente sottolinea e richiama il governo al rispetto delle parti terze, deve però rispettare le competenze e la sfera della politica. Poi i cittadini voteranno e giudicheranno se chi li ha rappresentati ha Chiaro. garantito il patto intergenerazionale oppure no. Si sta facendo una grande confusione. L'Ufficio parlamentare di bilancio non ha parlato di penalizzazioni, ha raccontato quello che diceva prima il professor Brambilla, e cioè se tu perdi 5 anni di contributi perché vai 5 anni prima, ovviamente anche nel retributivo hai una pensione più bassa, ma non è una penalizzazione. Cioè è chiaro che se tu esci a 60 anni Però le invece che a domande che mi faccio io sempre un 65. po' terra terra sono: ma se questa penalizzazione fa sì che piglio, che ne so, 800 euro al mese di pensione, come ci campo io No, con a 800 euro parte in che questi 4 è una anni? libera Poi non scelta, andare a è una pensione. libera scelta. Stiamo parlando poi, Ma attenzione, non ci lei è sono, nel arrivato, il caso servizio l'ha visto, ancora non era non arrivato. era arrivato, ma No, perché quel signore lì in questo momento c'è la NASPI, dice la NASPI mi sta scendendo, nel frattempo la pensione me la danno più bassa, mi sento disperato, no, giustamente, no, ma però sbagliava. Sbagliava. il punto è che anche con quota 100, con i 62 anni e 38 anni di contributi non è possibile che uno abbia una pensione a 800 euro, perché se tu hai lavorato e hai contribuito per 38 anni non hai la pensione di 800 euro. Quindi stiamo parlando di casi che tra l'altro sono quelli come dire, migliori, tra virgolette, cioè tendenzialmente uomini con carriera contributiva molto lunga e con pensioni che non sono a livello di 600, 700, 800 euro. Diverso è il caso di, come quello di cui avete parlato prima, uno che si trova senza lavoro a 60 anni e magari non hai 30, 38 anni di contributi e non trova lavoro, noi abbiamo delle generazioni di persone adulte, diciamo oltre i 60 anni, che non hanno i 38 anni di contributi, neanche i Certo. 36, e che non trovano lavoro. Su quelle non c'è oggi una risposta. E quello è un'area sociale di grandissima sofferenza, È così. che un tempo erano gli esodati che vanno salvaguardati e che oggi non hanno una copertura. Allora, Quella è la parte più prima di vulnerabile. andare